Giorno 3, la navigazione numero 1. Ce la siamo presa comoda oggi, ci siamo svegliati relativamente tardi. Tanto non è che oggi ci sia molto da visitare. Qualcuno si lamenta perché vuole andare a fare colazione. Ho fame. Tra l'altro ieri sera ho scoperto anche che in realtà internet ancora qua sulle coste italiane ancora lavoricchia in realtà. Basta essere in un punto alto e sperare che la nave sia ancora nelle zone pressappoco vicino alle coste. Infatti il 4G andava ieri. Cioccolata. Cosa mangeremo oggi? La brioche al cioccolato. Eccola, subito. Oggi il sole direi che non manca. Abbiamo la scelta: o prima palestra e poi piscina, o prima piscina e poi palestra. Piscina. Palestra si può fare anche di sera. Guarda come sono tutti contenti, qualcuno in particolare tra l'altro. Oggi che volevo provare le omelette, non ci sono. Sono molto triste ora. Scegli quello che vuoi oggi. Breve storia triste, essendo arrivati tardi alla colazione, è finito il pane. È finito il pane, quindi io ho preso le robe per fare il toast per entrambi, ma senza pane. Quindi la soluzione è, o aspettiamo l'alternativa al pane, ce li butto sopra, facciamo il toast senza il pane. Comunque io ho preso brioche, che sono normali. E comunque tanti mi lamentano, mi sveglio guardando questo, però pochi possono dire di svegliarsi con il mare in movimento. Ma che bello, non c'è nessuno, c'è lei che si mangia la sua brioche però. Ho appena visto una scena divertente post colazione. C'erano dei vecchi che stavano giocando a poker e c'era questa bambina, sta neonata, sul tavolo stesa, che batteva la mano sul tavolo. Praticamente qualche nonno l'avrà scommessa per il poker. Adesso vediamo se la rivince. Cambiata la custodia, cambiato io, si va in piscina subito dopo la colazione. Ma è già estate per caso, amo? Non è tanto fredda, dai. Fredda? Ma no, vieni qua, dammi un abbraccio. Alla fine se ne fate tre, sono felice. È calda almeno. Di uscire. E subito c'è l'ammasso alla nuova jacuzzi vuota. Non ho mai visto tanta guerriglia come al buffet, amo. Sembra di essere in piena estate. Oggi si pranza direttamente post piscina e c'è pasta fresca. Mi hai chiesto dove prendevano la pasta? L'hai vista ora? Non so cosa voglio mangiare oggi. Però c'è la fila per gli hamburger. Ci siamo cambiati e subito dopo piscina e jacuzzi andiamo a mangiare, giusto? Perché hai accelerato quando hai visto la ragazza con le nuggets. Ho accelerato, secondo voi, per la ragazza o per le nuggets? Scrivetelo nei commenti. So che tu vuoi la pasta, fermati qua. Vai. Contento della tua pasta aglio olio? Bene o male ci va sempre bene che abbiamo sempre la vista con il mare. Che se ne va? Non è male, dai. Io intanto ho ancora la sua pasta. Thank you. Per il primo giro mi sono tenuto leggero. C'era un tacchino enorme, amo. Mai visto uno così grosso. Ho visto. Buono. Ho messo le verdure dentro il riso ed è buonissimo. Hai fatto un'insalata di riso, insomma. Sì. Io invece ho preso il riso con le spezie indiane, c'era scritto. Sa di curry. Poi c'era questo crostino che c'era scritto fatto di sesamo. Dentro c'è ricotta e verdure. Non rende giustizia. Non per la videocamera, ma è troppo bello il mare. No, io non ti aiuto. A fare cosa? Non ne voglio sapere, sono già strapiena. Io, a mia discolpa, avevo chiesto solo le nuggets. Il tipo mi ha dato anche la vaschetta con le patate. Ma ti ho preso la senape, a te piace la senape? Ma sto per vomitare, sono Ma no, dai, prova una crocchetta, tieni. È buona? No, non puoi, vabbè. Ti odio. Era l'ultima patata, tra l'altro, cioè, non persino portato via il piatto.
Ma non volevo. Guarda, c'è il capitano dietro di te, adesso ti picchia. Sei sazia ora? Sto morendo proprio. Esagerata. Ho mangiato troppo. Per quante ore ancora vedremo tutto questo? Che ore sono? Le 15. 16 ore. Ancora 16 ore di solo questo? Quanto sei bergamasca. Dopo un breve misunderstanding andiamo a giocare a mini golf. Queste mazze sono più dure di quanto pensassi. Potrei spaccare il cranio a qualcuno senza volerlo, o magari volendolo. Stavo testando la durezza del tuo cranio. Io nella mia vita ho giocato solo una volta a golf. Vediamo se mi ricordo qualcosa. Il percorso inizia da qui. Inizi tu o inizio io? Quale vuoi? Quella fortunata, ovviamente. Parti da qui e devi fare il buca là in fondo. Non troppo forte, mi raccomando. Sì. Oh, un pochino di più, c'eri davvero. No. 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 4. No, 5. No, 6. 7. Dai, l'ultimo. Questa era un po' tirata. Ad ora siamo 2-0. Vai, terza buca. Ma dove sono di là? Usa la tua tecnica. La buca è lì. Buca in due. Brava. Per batterti o faccio pari o faccio uno. Questa non l'ho filmata perché ho dato per scontato che non ce l'avrei fatta. La pallina era qui. Io ho fatto fare il giro, ha fatto così, buca in due, pareggio, vabbè, questa è pari. La 4 ora, o ti fai il giro per lungo o tagli lì e fai qua. 4. Dai, guarda che vista, però non colpire forte, mi raccomando. questa è 2, questa è 3. Quarto colpo, dai, buca in 4. O la vinco adesso, finisce in parità. Colpi da maestro Niaghi. 7 colpi. 3 colpi di 4. E certo. Per mandarla in mare. E certo. Ho fatto un colpo un pochino troppo forte, la stavo per mandare in mare. Infatti sarebbe stato un po' difficile recuperarla. Quindi siamo 5, 2 per te e 2 pari. Vabbè, dai, ti ho tenuto abbastanza testa, no? Sì, sei stata abbastanza brava. Per la tua prima partita sei stata brava. Yeah. Abbiamo ancora 23 minuti, un altro giro si può fare. La cosa bella è che non solo abbiamo la palestra relativamente libera, ma la palestra è anche con vista mare, proprio la punta della nave, incredibile. Perfetto, abbiamo fatto il nostro giro di palestra giornaliero. Tra un'oretta circa tocca a noi andare a mangiare. Intanto, se guardate là, ci sono due navi e in lontananza si vede tutta quanta la silhouette dell'isola. Quindi non siamo tanto lontani dalle coste della Grecia ormai. Sudata? Poco. Sì. Così sembro un musicista jazz dell'all'incirca anni 80. Senza, sembro un barista di quelli che si mettono appunto col bicchiere a luna di notte a pulirlo, ad aspettare che qualcuno entra e raccontagli i suoi problemi. Senza, sembro uno che gestisce un'hamburgeria. Dai, che bello adesso. Tu sembri un altolocata col pellicciotto. È perché è caldo. Ma io sto sudando già così. È caldo. Mi sto morendo di caldo. Ho un vestito rosso. Guarda, ma ci sono le foto tipo da sposi oggi. Oggi è la serata del capitano, quindi il 90% della nave è vestito bene. E poi c'è un 10% vestito con la proprio chi se ne frega. E il telo da spiaggia. Mi sa che dobbiamo venire in reception dopo se vogliamo fare il pulmino, sai? Che festa oggi!
che c'è di buono stasera? Oggi c'è tanta roba che non so cosa scegliere, veramente. Ti hanno portato la zuppetta per sbaglio. A me hanno portato una palla di aragosta invece. Wow, la nota incredibile oggi. Bello il tuo risotto. Cos'è che vuoi tu? Questa crocchetta qua piccolina. Vuoi pure rubarmi la crocchetta? No. La mia crocchetta. Ma che bello, è tutto il cibo. Devo dire che il mio ha un che di... di povertà. Ma è il grana questo? Sì, è il mix di formaggi. Voglio scoprire cosa fa questa manopola. Non è come sembra. Io non ho ricevuto il dolce, la mia discolpa. La mia discolpa mi ha convinto lui. La mia discolpa aveva fame lei. Non si vede nulla. Credo che sia diventata una costante prendere la camomilla ormai qua sulla MSG. Tanto lei non mi sente, ma fra 5 minuti è già nel letto che dorme. Adesso fa tutta quella che si sta divertendo in discoteca, ma fra 5 minuti dorme di sicuro. Ciao amo. Ciao, mi hai filmato tutto il tempo. Vuoi dare un saluto di stasera? Buonanotte. Amo, è tutto nero, non si vede nulla.